Ciao a tutti ragazzi, io sono Serena Fox e quest'oggi mi trovate qui sopra il chunk degli slime. Allora, signori, io ho posizionato una postazione di stop di Hafk a ben 128 blocchi dall'ultima chest, quindi dall'ultimo piano, quindi il piano 0. Quindi al piano 128 ho posizionato una postazione di AFK per cercare di massimizzare questo spawn. Nel frattempo ho guardato parecchi video riguardanti gli slime e sono venuto a scoprire che la maggior parte degli slime spawna di notte con la luna piena. Quindi ho cercato di mettermi in Hafk, non essendo però luna piena, ho detto proviamo a vedere se funziona lo stesso. Quindi adesso scendiamo e vediamo come funziona. Sto sentendo i golem e questo va bene. Grazie. Arrivato. Ok, una palletta, quante sono? 8 pallette di slime, quindi qualcuno è caduto, vuol dire che sta iniziando a funzionare. Poi tutto questo dovrò chiuderlo, sia chiaro. Vediamo, qua non c'è niente. È un po' deludente, signori, eh? Qui anche non c'è niente, qui anche non c'è niente. O forse ero posizionato troppo basso. O non so dirvi. Va tutto ancora completato sicuramente. Eh? Una volta che chiuderò tutto quanto, perché voglio prima vedere se funziona in AFK, vorrò chiudere tutta questa zona qua, massimizzare quindi lo spawn e vedere quanto funziona. Per il momento assolutamente nulla. Però ho un'altra bella notizia. Usando sempre il Chunk Finder mi sono dato una mano e mi ha detto che a X56, Z184 dovrebbero esserci delle rovine, quelle da spolverare praticamente con lo scopettino nuovo. E allora ho detto, perché limitarmi e non darmi da fare? Quindi iniziamo a muoverci un attimino. Allora, tiriamoci via qualcosa. Beh, 8 pallette di slime, già sono qualcosa, non è proprio quello che volevo. Però già è qualcosa, diciamola. Allora, abbiamo detto 58 di X, no, 56X Z184. Vediamo un po'. 58. Allora, il gioco dice che qui dovrebbe esserci qualcosa. Allora, facciamo così. Piazziamo un attimino due o tre torce. Ricordarci questa zona e guardiamoci un attimo intorno se c'è un ingresso a qualche caverna o altro. Purtroppo non sto vedendo niente. Guardate, forse di là c'è qualcosa. Allora, qui di sicuro mi cambia il bioma. Ok, c'è una bella grotta. Messo, grazie. Un lupo. Ok, qui c'è una caverna. Possiamo fare santa che passione esplorazione. Ok, qui non c'è nulla. Non è da qui. Questa grotta non l'avevo mai vista. Allora vediamo di qui che cosa abbiamo. Ok, qui c'è una bellissima grottarella. No, no, sono i maledetti. Oh, ma te ne devi andare, mi ha avvelenato. Ok, no buono questi ragni, no buono, porco cane. Posso rischiare così la morte io, scusatemi. Andiamo a vedere da questo lato. Da questo lato c'è qualcosa che già ho anche visitato. Ma questa zona già l'avevo visitata. Ok, dove sono? Un aiuto da casa.
Aiuti a casa non ce ne sono, però. Ok. Potrebbe essere un bel punto questo per trovare delle rovine, effettivamente. Ma non sto vedendo nulla e tutta questa ghiaia effettivamente non mi sembra ghiaia un po' particolare da permettermi di trovare qualcosa. Allora, della ghiaia qua c'è questa, ma non mi pare proprio ghiaia sospetta o altro. No. Ma mi sembra tutta molto uguale, quindi nulla di che. Andiamo avanti da questo lato, anche perché ho avvistato l'altro carbone, ben venga. L'acqua è sopra che arriva. Andiamo a dare un'occhiata, va. Eppure questa zona ho paura di conoscerla. Grazie. Allora, riprendiamo prima un po' d'aria. Ok. Oddio. Vabbè, ormai ci siamo persi per casa, eh? Questo è poco ma sicuro. Proviamo ad andare sopra, vediamo dove ci porta. Beh, è profondissimo, eh. Dai, Ciccio, che ce la puoi fare. Aia. No. Oh mio Dio. Ok, sono dietro casa, come sempre, praticamente. E ho rischiato tantissimo. Ma non c'è nulla, signori. Nulla. Che brutta roba, vabbè, il chunk forse degli slime non è caricato in questo momento, però vorrei spostarmi un pochino. Io questa mi ricordo, la foresta dei creeper, no, via. Qui dietro abbiamo il villaggio dei villici e va bene, questa è la foresta dove mi spawnano sempre creeper a tutto andare. Volevo dare un'occhiata anche da questa parte però. Ok. Tanto no. Ah. Nulla di che, direi. Proviamo a spostarci un pochino, dai, muoviamoci un po' da casa, andiamo a fare un po' gli esploratori. Hai dovuto portare più carne? Sì. È un problema? No, perché effettivamente ho come aspetto di fuoco, quindi se mi dovesse mancare la carne risolto. Sì. Così subito la carne cotta. Allora, qui c'è acqua. Non mi sarei mai aspettato il ghiaccio sopra la testa, quello è vero, niente, no, nulla qua. Rimango dell'idea che le rovine io le possa trovare al di sopra, non tutto. Ok. No, questo no. No. Però io ho l'idea che questo sia un qualcosa di particolare. Quella, secondo me, era sabbia sospetta. Questa può esserlo? Vediamo. Sì, l'abbiamo trovata, la prima. Che emozione. Abbiamo trovato una lead. La lead, una cordicella, non ci facciamo niente, però va bene. Via. Allora, ho l'idea che abbiamo trovato la nostra prima rovina, il nostro primo scavo archeologico. Che figata, allora questi me li scavo tutti. Questa è sospetta, eh. Ok, signore, abbiamo trovato finalmente qualcosa. Candela viola, giusto? Come fai a non trovare una candela viola? Me lo dico pure io.
mi sembra ci sia nulla di sospetto, quindi via. Allora, da quello che sto capendo, sti scavi, signori, vanno fatti veramente con molta molta calma, come veri. Eccolo qua, vedi, manco me l'ha accorto, ma ho trovato un altro scavo, bella. E sta roba, scusatemi, via tu un po'. Guardate, che cos'è? Coccio con cuore, oddio, non so cosa sia, ma sono emozionato. Sei sospetto, lo sapevo, lo sapevo. Cosa nascondi al tuo interno? Un libro. È un libro, signori, un libro di quelli nuovi. Che cos'è? Tema di forgiatura, ornamento stile ricognitore. Che figata. Ne abbiamo trovato un altro, signori, è bellissimo. Stelce. Questo cos'è? Un altro libro, signore, un altro blocco qua, com'è sta roba? Fermi tutti, raccogli, eccolo qua, leva sta terra. Questo è ornamento stile modellatore, ok, che roba bella. Segue per tanto, guardate. No, ok, questo blocco l'ho rotto, ma posso recuperarlo e ripiazzarlo. Fermi tutti, Via. Via. Vieni qua. Via. Posso ripiazzare. Questa è ristrutturazione. Ok, no, restauro. Che ristrutturazione? Restauro. Ok. Controlliamo un po' di questa ghiaia ancora. Allora, credo che dovrò farmi qua una piccola postazione momentanea. Per poter scavare, in più dovrò procurarmi del legno per farmi una pala di legno, perché effettivamente, signori, la pala che ho è troppo potente, anche il piccone che ho è troppo potente, e rischio di rompere più blocchi contemporaneamente e perdermi mai qualcosa di importante. Va fatto tutto con calma, anche se la calma non è la mia passione, però. Andiamo qua, prosegue, scende, cioè, signori, ma che suono strano che c'ha. Io quel blocco, ragazzi, ha un suono stranissimo. Figata, mi sembra di camminare su dei cocci di piatto. Va bene, ragazzi, io direi che per questo video può bastare. Mentre io ormai non riesco più a staccarmi da fare l'archeologo, vi ricordo di lasciare un bellissimo like, condividere la live con tutti quanti i vostri amici e attivare le notifiche per tornare. Che live, video? Per tornare nel prossimo video e vedere un attimino che fine ha fatto questo scavo. Nel frattempo, ragazzi, da me e da Che Passione Archeologia è tutto. Alla prossima.